Ciao ragazze e ragazzi, vi voglio mostrare cos'è arrivato da Amazon. Ta-da! Guardate, questa confezione di tinte labbra. Le ho pagate proprio poco, sono arrivate oggi. E anche oggi mi è arrivata altre cose da Pinalli, una cosa alla volta. Siete curiosine? Io sì, se fossi in voi. Allora, queste qua non le ho ancora sbocciate, le sboccio qua con voi. Praticamente sono piccini, vedete? La marca è Beauty Glazed. Sono professional, vedete? Oggi tutto d'arancio. Per fare il tutorial mi sono sistemata un po'. Non potevo farlo sempre in camicia da notte. Non mi sembrava il caso. Allora, passiamo a noi. Svuociamo tutti i nostri rossetti tinte labbra. Li metto qua così, un bellissimo colore che io adoro, con la sua matitina sfumata. Allora, questo è uno, e la confezione è da 1, 2, 3, 4, da 6, quindi è proprio così. Non sto a elencarvi i nomi perché singolarmente non ci sono. Quest'altro e l'altro molto carini. Io peraltro ultimamente i nude li amo, eh. O forse li ho sempre amati, adesso sono ritornati alla carica. Guardate, una volta che si asciugano, pam. E prendiamo quest'altro sul rosato. Sugli 8 euro e qualcosa, mi sembra che li averli pagati, non ricordo proprio. Comunque l'ordine l'ho fatto sabato e sono arrivati oggi, sono in fretta ad arrivare. L'altro, la prima passata può essere leggera, ma se gliene date un'altra. Comunque non è neanche tanto leggera. Sono belli perché sono da borsetta, sono anche piccoli. Adesso arrivano quelli un pochino più vistosi. Ecco. Questo è l'altro. Molto bello, eh. Veramente belli. Finora mi piacciono tutti. Tantissimo. Questo è l'ultimo colore, tipo mattone sembra, vediamo. Oggi i capelli li ho fatti, li ho lisciati. Questo è un bel mattone. Portabilissimi anche in questa stagione, se uno gradisce. Eccolo qua. E questi sono i sei colori. Oggi le unghie le ho fatte così. Allora, e questi sono una cosa. Da Pinalli invece di Nabla ho ordinato finalmente anch'io questo prodottino qui, che all'inizio è andato subito sold out, mi ricordo lo volevo. Ha un profumo buonissimo, ragazze mie, ed è quello che rimpolpa poi le labbra. Io lo metto. Lo applico, pizzica da morire, eh? Infatti, wow, pizzica proprio. Ha questo profumo gradevolissimo di caramella, caffè, ma misto caffè.
anche sopra questa tinta labbra di Dior, che poi vi mostro, pizzica. Allora, poi di Dior non potevo non ordinare questa, che è gommosa. La vedete? È spugnosa, ha un packaging ed è una terra. Io ovviamente ho preso quella scura, deve essere la numero 5. E la trovo, scusate, ho voluto applicare in questo make-up. Qua c'è il suo specchio e qua c'è la terra. L'ho scritto Dior, vedete? Beh, è un colorito molto bello, caldo ed è vellutata. Sono le nuove terre di Dior. E da Pinalli hanno lo sconto, quindi se le volete acquistare hanno lo sconto, insomma. Una volta terminata la terra, si può utilizzare come uno specchietto da borsetta, troppo bello. E poi di Nabel, ah no, di Dior ancora un attimo, ho acquistato, vi mostro subito, questa tinta labbra, che è quella che indosso. E siccome avevo solo una tinta di Dior, ed è quello, il rosso per eccellenza, che è un rosso così, diciamo. Siccome io per i rossi ho acquistato 3 anni fa, due tutti. E niente, volevo un colore più portabile perché io non li utilizzo, ed è questo, vedete? Ve lo mostro qua. Ed è quella che ho. Sembra polvere. È particolarissima e ha un profumo di rosa, però una volta indossato non dà fastidio, non si sente, insomma, molto carino. Una volta asciugata si pianta là. Poi di Nabla, sempre, ho voluto acquistare anch'io, oltre il blush che ho e la terra che è strepitosa, ho voluto acquistare questo blush che si chiama così, Adults Only, ed è questo colore meraviglioso, ragazzi. Ho visto sul sito, mi era piaciuto troppo, è un po' perlato, ma vedete che colorazione ha, ed è questo che ho applicato sul viso per fare il tutorial. È una meraviglia. Oggi mi sono truccata con la palette di Pupa che vi ho mostrato l'altro ieri, mi sembra, sì. E nulla, la matita la solita Plum di MAC, e niente, devo dire che sono rimasta molto molto felice di questi prodottini qui. Questo è su Amazon e tutto il resto da Pinalli. Comunque ci sono gli sconti, quindi se volete, questa è fantasmagorica. Vi mando un bacione allora. Ciao ciao, alla prossima!